ti racconto una storia. Può un biglietto ferroviario cambiare la vita di una persona? Bruno Menozzi nasce a Modena, classe 1893, e frequenta la scuola fino alla sesta elementare. Infatti, nel 1904, la legge Orlando porta l'obbligo scolastico fino a 12 anni, con l'istituzione di un corso popolare per le classi quinta e sesta delle scuole elementari. Fa il tappezziere, un lavoro che gli dà soddisfazione, che aveva appreso da un piccolo artigiano a bottega, uno delle tante che rendevano vive le stradine del centro storico di Modena, Rua Frati, Rua Muro, Calle di Luca. Ma c'è la guerra e la sua classe viene richiamata di leva e mandata in guerra. Bruno è sergente nell'80esimo fanteria e nel maggio 1917 viene ferito da pallottola di fucile a Monfalcone. Dopo 2 anni la commissione medica dell'ospedale gli riconosce l'infermità al braccio sinistro, ma solo nel 1927 una visita collegiale assegna a Bruno la pensione con assegno a vita come risarcimento. Nel frattempo si iscrive all'ANMIC di Modena e, dato che con un braccio paralizzato non può più fare il tappezziere, sicuramente l'associazione lo aiuta nell'inserimento lavorativo perché diviene ferroviere. Finalmente, noi diremmo, un buon lavoro. Ma accade qualcosa. Tra i documenti si trova una raccomandazione datata 1926 per i colleghi dell'Associazione di Milano perché assistano Bruno in una delicata questione. Deve essere sottoposto a giudizio come imputato per aver tentato di indurre in errore l'amministrazione delle ferrovie, cedendo per l'IR 15 un biglietto usato. Il fatto risale al settembre del 1922 e dopo Bruno, dice la velina della lettera, da incensurato mantiene una condotta ottima, ma il problema si trascina nel tempo e quel maldestro tentativo lo perseguita. Probabilmente i viaggi verso Milano per le udienze della causa sono costosi e Bruno non versa in buone condizioni. Nel suo fascicolo, un biglietto del capitano Rabboni della rappresentanza di Brescia dell'Opera Invalidi di Milano, nell'ottobre del 1930 chiede al presidente dell'ANMIC di Modena di sollecitare la restituzione di lire 40 da lui personalmente fornite a Bruno a titolo di prestito per il viaggio Brescia-Modena, trovandosi egli sprovvisto di mezzi. Bruno ha restituito i denari prestati? Non lo sappiamo. Né sappiamo cosa accade in seguito, perché un documento del fascio di combattimento di Modena comunica all'ANMIC nel giugno del 14° anno dell'era fascista 1936 che Bruno è addirittura ritenuto elemento indesiderabile. E la Commissione federale di disciplina delibera nei suoi riguardi come non avvenuta la sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Tante le ipotesi che si possono fare e di esse non abbiamo conferma nel fascicolo personale di mutilato presso l'ANMIC di Modena. Nel 1942 Bruno non risiede più a Modena, si è stabilmente trasferito a Milano. E la sezione ANMIC di Modena invia alla consorella sezione di Milano la cartella con i suoi documenti di mutilato, reduce dalla prima guerra. Cosa può essere accaduto a Bruno? Non abbiamo altri elementi, né vi sono altre sue tracce nell'archivio di Modena. Forse i suoi rapporti con il Partito Nazionale Fascista di Modena, già difficili, peggiorarono? Forse per il suo operato? Forse per il suo carattere o per le sue idee politiche? Si era trasferito a Milano, dove i soci mutilati già lo avevano aiutato nella sua causa per allontanarsi da un ambiente divenuto per lui ostile? Chissà, ma certamente quel biglietto ferroviario lo perseguitò per tutta la vita.